Hashtag verità per Giulio Regeni, hashtag due anni senza Giulio. Il 25 gennaio ricordiamo Giulio in tutte le piazze da Fiumicello a Roma. È l'appello di una madre ed è proprio la voce di Paola, la madre di Giulio, il filo conduttore di un video che la famiglia, in collaborazione con Amnesty International, che ha organizzato la mobilitazione, ha voluto preparare e diffondere. È l'appello di una madre alla strenua ricerca della verità da quando il 25 gennaio di due anni fa il figlio 28enne e brillante ricercatore friulano, spostatosi a Cambridge per proseguire i suoi studi, scomparve per venire poi ritrovato cadavere il 3 febbraio successivo con mutilazioni ed evidenti segni di devastanti torture in una zona defilata del Cairo, in Egitto. Nel video Paola racconta ad un amico cosa le aveva detto Giulio. Sono Paola, volevo dirti una cosa che mi sono ricordata di Giulio. Un paio di anni fa mi aveva parlato di un film di Beckis, Garage Olimpo. È l'appello di una madre che non si arrende e che immaginiamo avrà sempre in testa il volto di suo figlio, che descrisse con quella frase che tutti noi ricordiamo perché fu un pugno allo stomaco. Non riconobbe Giulio se non dalla punta del naso e disse: sul suo volto ho visto tutta la cattiveria del mondo. Ho parlato proprio di quello. Le dico che erano dell'esercito. Possono aver mentito, i sovversivi mentono sempre. Erano dell'esercito, dell'esercito! Sono sicura che erano dell'esercito. Qualcosa a Giulio dobbiamo tutti. A noi spetta il compito quantomeno di appoggiare la famiglia nella richiesta di verità per Giulio Regeni e per tutti i Giulio che non hanno più voce. 7 8 9